alziamoci in piedi per invocare la presenza del Signore in mezzo a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Amen. Venite, adoriamo e inginocchiamoci. Inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatto, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Amen. Dice il Signore, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Amen. Benvenuti e benvenute a questa celebrazione della veglia natalizia. Un altro Natale sta per passare, un altro anno duro di tribolazione per noi, per il nostro paese, per tutto il mondo. Cantiamo l'inno 45 degli Inari Cristiani. La forte rocca il mio Signor, il difensor verace, se cruda angoscia strazia il cuor, è lui la nostra pace, l'antico tentator, armato di Io canterò per sempre la bontà del Signore. La mia bocca annuncerà la sua fedeltà di generazione in generazione. Poiché ho detto, la tua bontà sussiste in eterno, nei cieli è fondata la tua fedeltà. Io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide mio servo. Stabilirò la tua discendenza in eterno ed edificherò il tuo trono per ogni età. Anche i cieli cantano le tue meraviglie, o Signore, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Poiché chi nei cieli è paragonabile al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli di Dio? Dio è terribile nell'assemblea dei santi e tremendo fra quanti lo circondano. Signore, Dio degli eserciti, chi è potente come te, o Signore? La tua fedeltà si manifesta attorno a te. Tu domi l'orgoglio del mare, quando le sue onde si innalzano, tu le plachi.
Hai stroncato l'Egitto, ferendolo a morte. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. I cieli sono tuoi, tua pure è la terra. Tu hai fondato il mondo e tutto ciò che è in esso. Hai stabilito il settentrione e il mezzogiorno. Il Tabor e l'Ermon mandano grida di gioia al tuo nome. Tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta è la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, bontà e verità vanno davanti a te. Beato il popolo che conosce il grido di gioia. Esso cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce della tua giustizia, perché tu sei il vanto della loro forza e con il tuo favore accresci la nostra potenza. Poiché il nostro scudo appartiene al Signore, il nostro Re al Santo di Israele. Tu parlasti allora in visione al tuo diletto e dicesti: ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto fra il popolo. Ho trovato Davide mio servo, l'ho unto con il mio santo olio. La mia mano lo sosterrà saldamente e il mio braccio lo rafforzerà. Il nemico non lo sorprenderà e il perverso non lo opprimerà. Io disperderò davanti a lui i suoi nemici e sconfiggerò quelli che l'odiano. La mia fedeltà e la mia bontà saranno con lui e nel mio nome crescerà la sua potenza. Stenderò la sua mano sul mare e la sua destra sui fiumi. Egli mi invocherà, dicendo: tu sei il mio padre, il mio Dio e la roccia della mia salvezza. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Gli conserverò la mia grazia per sempre, il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni dei cieli. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non gli ritirerò la mia grazia e non verrò meno alla mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna e il testimone che è nei cieli è fedele. Eppure tu ti sei adirato contro il tuo unto, l'hai respinto e disprezzato. Tu hai rinnegato il patto con il tuo servo, hai fatto cadere e profanato la sua corona. Hai abbattuto tutti i suoi baluardi, hai ridotto in rovina le sue fortezze. Tutti i passanti l'hanno saccheggiato, è diventato lo scherno dei vicini. Tu hai reso vittoriosa la destra dei suoi avversari, hai rallegrato tutti i suoi nemici, hai smussato il taglio della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai fatto cessare il suo splendore e hai gettato a terra il suo trono, hai abbreviato i giorni della sua giovinezza, l'hai coperto di vergogna. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto e l'ira tua arderà come fuoco? Ricordati quanto è breve la mia vita e per quale vanità hai creato tutti i figli degli uomini. Qual è l'uomo che viva senza vedere la morte, che scampi l'anima sua al potere del soggiorno dei morti? Signore, dov'è la tua antica bontà che giuraste a Davide nella tua fedeltà? Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi. Ricordati che io porto in cuore quello di tutti i grandi popoli, l'oltraggio di cui ti hanno ricoperto i tuoi nemici, o Signore, l'oltraggio che hanno gettato sui passi del tuo unto. Benedetto sia il Signore per sempre. Amen, amen, amen. Preghiamo. Padre Celeste, riuniti qui per rallegrarci del fatto che il tuo figlio prediletto è diventato per noi uomo e nostro fratello, ti ringraziamo dal fondo del cuore. Dici tu stesso quanto grandi sono la grazia, i benefici e il soccorso che in lui tu hai preparato per noi tutti. Apri tu stesso le nostre orecchie e la nostra intelligenza affinché comprendiamo che presso di lui si trova il perdono di tutti i nostri peccati, la sorgente e il fermento di una vita nuova.
la consolazione e l'ammonimento per la vita e per la morte, la speranza per il mondo intero. Crea tu stesso in noi uno spirito di libertà che ci permetta di andare nell'umiltà e nel coraggio incontro a tuo Figlio che viene a noi. Fa questo in tutta la cristianità e in tutto il mondo, affinché sia concesso a molti di non fermarsi a tutto ciò che di esteriore e divano c'è in questi giorni di festa, ma possano celebrare con noi un buon Natale. Amen. Amen. Cantiamo l'inno 73. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E ama il tuo prossimo come te stesso. In questo il Signore Gesù ci dà l'essenza e il sommario della legge di Dio. In questa santa notte di Natale, in silenzio, analizziamo la nostra coscienza, le nostre trasgressioni, i nostri peccati.
Citiamo insieme il Miserere a pagina 39 del libretto delle liturgie. Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con l'issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei. Ne gradisci l'olocausto, sacrificio gradito a Dio uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia e edifica le mura di Gerusalemme. Amen. Signore, in me è buio, ma in te c'è luce. Io sono solo, ma tu non mi lasci. Sono pusillanime, ma in te c'è l'aiuto. Sono irrequieto, ma in te c'è la pace. In me c'è amarezza, ma in te c'è pazienza. Le tue vie non comprendo, ma tu conosci la retta via per me. Amen. Amen. E dopo questa preghiera di Dietrich Bonhoeffer, alziamoci in piedi e cantiamo l'inno 184. Così qual sono, pien di peccato, ma per il sangue da te versato e per l'invito fatto al cuor mio, sono pien di tristezza.
della grazia e del perdono di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Con questa parola la Chiesa può annunciare a coloro che sono pentiti del loro peccato che il loro peccato è perdonato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo il Signore cantando l'inno 48. Immensa grazia del Signor fu lei che mi trovò da lui lontano a me guardò perduto mi salvò preziosa grazia del Signor mi chiama salvo mi portò, mirabil grazia del Signor, mi guida nel cammin, conforto certo nel dolor, è sempre a me vicin, perfetta grazia. Apostolico, pagina 6. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, Signore nostro, che è stato concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, ha sofferto sotto Ponzio Pilato, è stato crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, ascese al cielo, siede alla destra del Dio Padre Onnipotente, quindi verrà a giudicare i vivi e i morti. E nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, dice il Signore, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Amen. La prima lettura di questa veglia è dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetti da 1 a 16. Secondo Samuele 7, da 1 a 16. Quando il re si fu stabilito nel suo palazzo e il Signore gli ebbe dato riposo, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, disse al profeta Natan: vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda. Natan rispose al re:
va, fa tutto quello che hai in mente di fare, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Natan in questo modo: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino a oggi. Ho viaggiato sotto una tenda, in un tabernacolo. Dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele, ho forse mai detto a uno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, perché non mi costruite una casa di cielo? Ora dunque parlerai così al mio servo Davide. Così dice il Signore degli eserciti: io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e sono stato con te dovunque sei andato. Ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici. Io renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato e i malvagi non lo opprimano come prima, come facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo, Israele, e ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più il Signore ti annuncia questo: sarà Lui che ti fonderà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa a mio nome, e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. Se fa del male, lo castigherò, con vergate da uomini e con colpi da figli di uomini. Ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà il regno stabile per sempre. O Dio, santificaci nella verità, la tua parola è verità. La seconda lettura è dall'Evangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti da 67 a 79. Luca 1, da 67 a 79. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire senza paura, in santità e giustizia alla sua presenza per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. O Dio, santificaci nella verità, la tua parola è verità. Leggo il testo della predicazione di oggi,
che è da sempre dall'Evangelo secondo Luca, capitolo 2, versetti da 1 a 14. Luca 2, da 1 a 14. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto, che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto. Ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia alle loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi dal grande timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. E fin qui, fratelli e sorelle, la parola del Signore, il Signore stesso benedica l'annuncio e l'ascolto della sua parola. Amen. Amen. Marco ha 38 anni. Marco ha 38 anni, sembra un giovane in salute, felice. Lavora per la televisione. Ha giocato a calcio, anche in categorie abbastanza alte, semiprofessionisti. Ma un anno fa si è sentito male. Aveva una febbre che non passava. E dopo qualche settimana, dimagrito moltissimo e pensando a un cancro o a qualcosa di veramente brutto, ha fatto le analisi e ha scoperto che il suo sistema immunitario non c'era più. Perché tanti anni fa, per una leggerezza, durante un rapporto occasionale, non ha usato il preservativo e si è preso il virus dell'HIV. E vivendo nel pregiudizio che l'AIDS sia solo una malattia ancora di drogati e omosessuali, non si è mai controllato. I medici lo hanno ripreso per i capelli, come si suol dire. Ora sta meglio, ma i danni causati dal virus non sono completamente reversibili. Anche con le nuove medicine, che possono allungare tantissimo la vita fino a quasi a farla diventare normale, non possono nulla contro i danni che sono stati fatti perché non si è mai controllato. Egli vive in una condizione di estrema fragilità e incertezza. E per un singolo errore compiuto tanti anni fa e per un clima culturale per cui il maschio bianco eterosessuale non rischia certe cose, cosa che è stata già sfatata da tanti anni, ma che perdura nella nostra società piena di steccati di pregiudizi, ecco, la sua vita è ancora appesa a un fine. Ecco, fratelli e sorelle, Gesù nasce
stasera, stanotte, ancora una volta per lui. Anna invece è una studentessa di 23 anni che lavora per mantenersi all'università. Dà gli esami quando può, perché il lavoro che ha è tanto, la retribuzione è poca. Non ha diritti, non ha il diritto di ammalarsi, non ha il diritto alle ferie, ha solo l'obbligo di compiacere il suo capo, che può prolungargli di 2 o 3 mesi il contratto. E per compiacere il suo capo è dovuto anche sottostare a delle pesanti allusioni e a delle vere e proprie molestie. Ecco, Gesù stanotte nasce ancora una volta anche per e soprattutto per lei. Giorgia ha 29 anni invece, e dopo più di 10 anni nella sua azienda ha perso il lavoro a causa della crisi economica conseguente al Covid. Ha una moglie e 2 bambini piccoli e non sa dove sbattere il capo. Viene aiutato da alcune organizzazioni, sia laiche che cristiane, ma ovviamente in una famiglia di 4 persone con 2 bambini molto piccoli, né i soldi, né i pannolini, né le medicine sono mai abbastanza. Alla fine ha deciso di prostituirsi, perché è l'unico modo che ha trovato per poter sfamare e proteggere la sua famiglia. Ed è l'unico modo in cui la nostra società corrotta ha destinato lui per questo scopo. Ecco, Gesù rinasce nuovamente stanotte, anche e soprattutto per te. Ecco, io vi ho raccontato queste 3 storie, ma ne potrei raccontare molte altre. I nomi e a volte gli anni sono un po' cambiati, ma sono tutte storie vere che io nel mio ministero pastorale in questi anni ho seguito. A Firenze e altrove, a Roma, a Terni, a Milano e in altri posti dove in passato sono stato. Sono storie vere, di persone reali. Ecco, a loro dobbiamo pensare in questa notte di Natale. Non solo alle carole, o belle, non certo ai regali materiali che ci scambieremo, ci scambiamo in questi giorni di festa. Come prima nella preghiera che vi ho letto, che era di Carbart sul Natale, ecco, Carbart diceva: Signore, aiutaci ad andare oltre all'esteriorità di questi giorni di festa, per andare incontro a te che vieni in mezzo a noi. Vieni qui per soffrire e per espiare tu stesso i nostri peccati, la nostra disobbedienza, la nostra iniquità e ingiustizia. E quindi il pensiero di questa notte di Natale, ma ogni giorno dell'anno per il cristiano, deve essere sia Natale che Pasqua. In ogni giorno dell'anno per il cristiano si compie la parabola, la nascita, la predicazione, la passione, la morte e la risurrezione del nostro Signore Gesù. Il Signore viene in mezzo a noi, è presente. E come dice Zaccaria, nel brano che prima si è letto, tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. E come Gesù ha preparato le vie del Signore, anche noi, nella nostra pochezza,
nella nostra imperfezione, nella nostra, nel nostro peccato, nella nostra disobbedienza, dobbiamo cercare di dare dei segni di preparazione al regno di Dio che torna. Gesù nasce ancora quest'anno, perché in realtà non è ancora tornato, perché quando egli tornerà e instaurerà il suo regno non si dovrà più celebrare il Natale, non avranno più senso le festività religiose di qualunque tipo sia, non avrà più senso neanche la Chiesa. La Chiesa ha una promessa d'eternità che in realtà è limitata a quando Dio sarà l'Emanuele, cioè il Dio con noi. Come è scritto nel libro dell'Apocalisse, noi saremo il suo popolo ed egli sarà il nostro Dio e abiteremo tutti nella Gerusalemme celeste. Quello sarà il limite della Chiesa. Perché quando egli sarà l'Emanuele, il Dio con noi, non ci sarà più bisogno della Chiesa. Non ci sarà più bisogno della predicazione del Vangelo. Ma visto che noi siamo nel tempo di tribolazione presente e che è molto, molto chiaro in realtà, sembra oscuro, ma è molto chiaro che il nostro è un tempo di attesa e di tribolazione. E questo è già detto nei profeti dell'Antico Testamento, è già detto nell'Apocalisse. I mille anni di tribolazione. Ora, sappiamo che mille nell'Apocalisse è un numero simbolico. Potranno essere 3.000 come 30.000 anni di tribolazione. Questo non ci è dato sapere, però sappiamo che siamo in quella fase. Sappiamo che siamo ancora nel mondo non redento, nel mondo ingiusto, nel mondo sottoposto al principe di questo mondo, che è Satana, il principe dell'iniquità. E il nostro compito è rimanere saldi, fedeli al Signore, predicare la sua parola e testimoniarlo nelle azioni. Questo è il nostro compito di credenti. È un compito difficile, ma è un compito che va svolto. Purtroppo, se la nostra fede invece è debole, non stiamo saldi, non riusciamo a predicarlo, come spesso succede alle nostre chiese, e non riusciamo a testimoniarlo oltre che le parole e le lezioni, ecco allora che siamo più ipocriti degli altri però, che il giudizio di Dio su di noi sarà ancora più severo rispetto a coloro che non credono, perché noi abbiamo visto la luce che sorge in questa notte di Natale, che è il Dio con noi, l'Emanuele, che è Gesù, e però non abbiamo saputo seguirlo. Quindi questa è una notte sì di festa e di giubilo, ma anche una notte di riflessione, di autocritica, di analisi e a volte anche di tirare qualche somma nella nostra personale vita, nella vita delle nostre comunità, nella vita delle nostre vite. Il Signore torna in mezzo a noi e tornerà per coloro che sono gli ultimi, che sono i discriminati, che sono i maltrattati, che sono tra gli altri le tre persone di cui vi ho raccontato per sommi capi la vita prima. Ecco, in questa notte in realtà non c'è da compiacersi delle festività presenti, ma in conclusione c'è solo una preghiera da elevare al Signore. Maranatha, ovvero torna Signore Gesù in mezzo a noi per sanare le nostre debolezze, per sanare le ingiustizie di questo mondo. Amen.
alziamoci in piedi e cantiamo con cuore aperto e gioioso, ma anche riflessivo, l'inno 78. Per i campi suona un canto, sono gli angeli dal ciel, lieto vibra il coro santo della notte l'ampio vel. Gloria in excelsis Deo, Riconciliazione d'affetto nel nome di Cristo. Pagina 64. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i vostri cuori. Vi leviamo in alto al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Dio nostro Padre e nostra Madre, noi ti rendiamo grazie e ti lodiamo per tutto ciò che hai fatto per noi, per la nostra vita con le gioie e i dolori, per il creato splendente e bellissimo che hai fatto, per il dono di ogni giorno che si aggiunge alla nostra vita. Per questo vogliamo lodare all'infinito il tuo nome santissimo. Santo, 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 santo è il nostro Dio, Signore della terra, Signore della storia. Ci accompagna nel cammino, nei giorni di tristezza dell'universo è l'unico Signore. Benedetto è il nome del Signore, ora e in eterno. Cantiamo l'inno 210. Volge a noi Gesù la voce, ricordatevi di me, rammentatevi la croce, ricordatevi. Amen.
Dio Santo, tu ci ami anche quando noi ci allontaniamo da te. Per noi hai inviato il tuo figlio unigenito Gesù, che ha guarito chi era malato, che ha pianto per coloro che erano tristi, che ha perdonato i peccatori, per mostrare al mondo intero il tuo amore infinito per noi. Egli morì sulla croce e tu l'hai fatto risorgere in gloria. Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Amen, Signore. Signore, manda il tuo Santo Spirito affinché questo pane e questo vino possano per noi significare realmente il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Questo pane che noi spezziamo è la comunione con il corpo del Signore Gesù che è stato spezzato sulla croce per noi e per tutti. Questo calice della benedizione per il quale rendiamo grazie è la comunione con il sangue del Signore Gesù Cristo che è stato sparso sulla croce per noi e per tutti. Venite, questa cena apparecchiata per tutti e tutte, chi professa la fede nel Signore Gesù risorto per la nostra salvezza partecipi a questa carestia. Corpo di Cristo dato per te. Amen. Il corpo di Cristo dato per te. Corpo di Cristo dato per te. Amen. Il sangue di Cristo dato per te. Amen. Sangue di Cristo dato per te. Amen. Sangue di Cristo dato per te. Amen. Preghiamo. Dio di gloria infinita, abbiamo visto con i nostri occhi, toccato con le nostre mani il pane di salvezza e il pane del cielo. Rafforzaci nella vita comune, fa che possiamo crescere in amore per te e gli uni per gli altri, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Momento degli annunci, delle comunicazioni. Ovviamente buon Natale a voi e a chi ci segue da casa. Il primo punto del 2022 non sarà la seconda domenica del mese, in realtà, che è il 9, ma il 6 che è l'Epifania. Il giorno dell'Epifania, compatibilmente qui, ma non credo ci siano problemi, alle 11.30 ci sarà il servizio di giorno dell'Epifania. Non so se ci sono altri annunci. Se ci sono altre comunicazioni, raccogliamo le offerte per l'opera di Chiesa.
Padre, accetta il nostro dono gioioso, il dono del nostro denaro, il dono del tempo necessario per guadagnarlo, il dono del tempo necessario per l'ascolto della tua parola. Amen. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tuo fuoco d'amore. Voglio pregare, diciamo, affinché questi anni terribili, soprattutto anche questi ultimi anni terribili, possano avere un pochino di tregua e che il Signore possa infondere anche forza, coraggio e speranza, voglia di in qualche modo anche di ricominciare, di come dire, aiutare anche gli anni ormai abbattuti e persi. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Questa notte di Natale io voglio pregare, vi chiedo di pregare con me per tutti quelli che soffrono, che non sono solo gli umani, ma sono anche gli altri animali che soffrono nei laboratori di sperimentazione, che soffrono negli allevamenti, che soffrono per la violenza che l'essere umano scatena contro di loro. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Signore, accetta le nostre preghiere, anche quelle che non abbiamo saputo esprimere verbalmente, ma tu conosci meglio di noi il nostro cuore. Ti vogliamo pregare per tutti coloro che sono malati, in ospedale, lontani dalle famiglie, per coloro che hanno perso una persona cara di recente, per coloro che sono in miseria, che sono emarginati e discriminati. Ti vogliamo anche pregare per coloro che nel mondo esercitano l'autorità. Rendili solleciti al bene comune e non ai loro interessi privati o di classe. E rendici a nostra volta responsabile nell'esercitare i nostri diritti e i nostri doveri di cittadini. Ti preghiamo per la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila fedele nel suo servizio. Tutto questo noi ti chiediamo nell'amore e per amore del tuo unico Figlio Gesù Cristo, che ci ha insegnato a pregarti con queste parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo l'ultimo inno di questo servizio divino della notte di Natale, l'inno 231, tre volte. Gloria al Padre, a Dio d'amor, gloria al Figlio.
protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.